Benvenuti nella terza parte, salve a tutti. Oggi sono qua a completare il suo scatolone. Che mi sono fatto due scatole così. Io spero che finalmente riuscirò a finire, se no dovrò fare una quarta parte. Iniziamo con Batman. Ta-na-na-na-na-na-na. Ispirato dalla serie televisiva del 66. Chi se non se lo ricorda che era molto trash, faceva ridere. E poi fortunatamente non hanno fatto così. Però era molto fumettoso, mi piace questa cosa. Ce lo dobbiamo vedere il giocato. Questo mi è piaciuto tanto. Final Fantasy XV, veramente ragazzi, ha degli effetti che fanno paura. C'è una computer grafica che fa spaventare. Ed è bello perché poi quando ti inizi Final Fantasy XV, il gioco, e questo è collegato col gioco, cioè dovete vedere prima sto film per capire di più. Ed è stato bello perché io mi sono visto il film, poi qualche mese dopo è uscito il gioco, ho giocato ed ho capito tutto perché il gioco non ti lascia lì che dici, ma che cazzo? Hanno voluto fare tutta una cosa di marketing perché così uno si andava a vedere il film. E se andava a comprare il gioco, perché ti viene quella voglia quando finisci il film e che inizi il gioco proprio. Quindi se non giochi non vedi il film, se non vedi il film non giochi. Quindi questo è. Da una parte volevo far vedere il gioco perché è un bel tanto è l'alcol. Come rovinare un film bellissimo con Arnold Schwarzenegger. E facci sta cazzata. È inutile che metti la scena di quella delle tre tette di nuovo. Se non mi sbaglio c'era di nuovo la scena di lei con le tre tette. Schifo. Regista di Parli quello di Underworld. Atto di Forza? Sta Eh sì, questo è Atto di Forza. Dove schifezza è qua. Atto di Forza? Ah, sta Film schifezza. di merda. L'originale Doomsday. Filmone questo qua. Veramente bello, con citazione a Mad Max. Lei è fighissima. Se non mi sbaglio, lei è quella di è l'originale. Underworld. Underworld? Me ne Bravo. sono accorta. Poi abbiamo qua Grease Live. Cos'è? Un musical? Boh. Ma io avevo questo film. Ma sinceramente non ci azzecco proprio con. Io voglio gli originali, solo gli originali Abbiamo guardo. Junior Yoga, Vanessa Hudson e Aaron Tveit. Non lo so, ragazzi, che cos'è. Non sei, se non sei tu. Cos'è? Kingsman. Questo è un bel film. Solo dovrebbe vedere pure la regia Cati. Via. Poi la scena di lui che combatte in chiesa. Mamma mia, che Questo con gli godimento. occhiali? Sì, con il piano seguente. Lui è stato bravissimo, eh. Lui non ha usato Sandman. Ah Si è no. allenato lui. E Ah. c'è quest'uomo, eh. Quest'uomo! Non come quegli stronzetti giovani di oggi che usano i Sandman. Hunger Games. Hunger Games, parte 1. Hunger Games. Non ci sto ricordando più un cazzo di quali Hunger Games o non Hunger Games. Ah, abbiamo trovato Cattivi Vicini 1 per la regia Cati. Per la tua Ah, felicità, sì. abbiamo trovato lui. Ti avviso, ci sono alcuni peni. Ah, che bello, Ma peni di gomma? Perché guarda. Ah, fine di lo gomma. stampo loro, per fare i soldi per beneficenza, si fanno lo stampo del loro pene Ah, eretto molto per in. venderlo alle ragazze. E c'era una scena, è vero, divertente di uno col pene, ma non dico niente. Ma che stronzata, Ma guarda. l'hanno fatto per beneficenza. Beh, quella è una scusante buona, capito? La casa dei vampiri, questo è l'originale Dark Shadows che poi ci hanno fatto il remake Tim Burton con Ah, quindi dovrei vedermi questo, perché io non ho questo ti visto fai neanche due palle l'altro. così, ti Sì. fai due palle, ti giuro io mi stavo addormentando, guardatevi quello di Tim Burton, è meglio. Addirittura. Questo sembra il fatto Dark Shadows, la casa delle ombre, lasciate perdere. Perché pure una palla? Ti conviene mettere al Questo me centro? la sono presa nel culo, me l'hanno dato in inglese, io non l'ho potuto mai vedere. Maledetti a loro. Non c'è i sottotitoli? Sony ha sbagliato. E l'hanno fatto in inglese. Poi Salvo mi ha Sottotitoli? detto contatta la Sony. Io ho detto Salvo, io mi rompo il cazzo per 10 euro. Non contatto proprio a nessuno. Ma lo ricomprerò. La fa però occhio. Contatta la Sony. Mando, Vabbè, ma faccio un pacchetto. pure una Ah, cosa chi se come ne fanno? frega. Ah. Mad Max Fury Road 3D. Una delle mie tante edizioni di Mad Max che ho. Ora vediamo se troviamo Mad Max la saga. Guardiana Galassia volume 2, che vorrei far vedere il volume 1 alla regia Cati. Ora esce lo speciale di Natale di Guardiana Ah, Galassia, sì. eh. Quindi mettiamolo qua. Room, un film toccante, carino, con il bambino che fa poi quello che sognava e poi accadevano le Somnia. bravissima. E c'è anche la nostra attrice che farà poi la Marvel, come si chiama lì? Capitan Marvel.
ATM. Ah sì, questo l'hai fatto la recensione. Che poi guarda, Così. ho non ho apprezzato il film. Tanta No, gente dice che è un film di merda, però è la mia recensione, non l'ho no. No, ho visto. detto, ah, mi hai fatto la Sì, recensione. E poi no, dico, mi sa che L'uomo dei non pugni di ferro. Io dopo la missione mi sono fatto due palle così di ferro. È inutile che dice prodotto da Quentin Tarantino. a terra. Poi abbiamo Gremlins. Chi non l'ha visto meriterebbe 24 ore Tu me di l'hai fatto 50 vedere questo qua? sfumature di... Certo. 24 ore Me di... l'hai fatto vedere tu perché io non l'avevo mai visto. Su qua sono perfetti per Natale. Sì, da regalare. Petite Mort, non me lo ricordo. Ma che Cioè il sta secondo in scimmia? italiano, ma il primo l'ho dovuto recuperare così in americano. Perché ha detto mi dà fastidio che c'è il secondo, io non capisco un Ma che cazzo. sto schifo di film? Tipo che fanno uno snuff movie, dovrebbe essere, non mi Ma che ricordo. puttanata, Madonna, solo tu ti compri sti film. X-Men, giorni di un futuro migliore, di un futuro passato. Capitan Questo Harlock. è il preferito di Raff. Mi piace Capitana... Chi era? Raffaello. Ah, Capitan Harlock mi Ti piace. piace, sì. Piace anche a me e il film, questo qua l'ho apprezzato un sì e no. Jonah Hex, quando Megan Fox era come il prezzemolo in tutti i film, e poi quando è successo però sono con... come si chiama? C'ho Non so, che è successo? pure la statuetta di lei qua, di questo film qui, di Megan Fox. Un film, vi giuro, merdoso, veramente merdoso. Solo Megan Fox si sa, basta. Quello perciò l'hanno messo, secondo me. Tokyo Ghoul è uscito il 2. Io non è che l'ho apprezzato chissà tanto. Cos'è? Neanche il cartone animato ho apprezzato chissà tanto. Ma io, ma no, come Tokyo Ghoul è stato il fenomeno di tutto. A me non mi è piaciuto nessuno. Né il cartone animato, né il film. Ho cercato di dargli una possibilità. Ti interessa Tokyo Ghoul? Ma di che cosa Vieni a leggere parla? lo Tokyo Ghoul. Che dico di questo Ghoul? Ma Resident Evil dovrei sistemare qua. Resident Evil, Resident Evil. Step Up 3D, Street Dance, abbiamo qui Step Up 3D, Street Dance 2, Street Dance 1, film carini solo per vedere in 3D. Dici ma come, ma butti nel cesso film bellissimi per il 3D, veramente In c'era meritano. la trama. Vabbè. Qua Transformers 3, abbiamo trovato tutti i Transformers per la Hai ricercata. visto? Ok, vuoi interessa? Mettilo Mettiamo là. nella No, dico lista. la trama non è deficiente. Ender's Game, sembrava di vedere il finale di Twilight, perché alla fine. Alla fi Addirittura. perché alla fine finisce uguale. Era tutta una simulazione. E Un vabbè, non fa babbafo. Lo niente. so, dici, ma io mi hai fatto spoiler. Sei un pezzo di merda. Ti ho salvato. Vi ho salvato da una rottura di coglioni. Amore, Quindi. non si fa. Questo è il film che io ho vomitato quasi al cinema. Mi è salito tutto il cibo in gola perché qua ci sono scene di merda. Vomito, c'è di tutto, beni che pisciano in testa. Ah, questa è quella schifezza là che mi hai detto che ci sta su quel canale. Madonna mia, che Voi lo orrore. trovate su Paramount Plus, se Sì. volete vomitare. La preda perfetta con Liam Neeson, veramente un bel filmone Questo l'hai thriller. fatto vedere? Bello, bello. No, lo metto qua, così ti Tua bagni mamma anche non l'ha tu. visto? Mia mamma non si ricorda un cazzo, glielo faccio vedere così si bagna di nuovo. Questo qua è Ok. bello soltanto se avete un TV 3D e basta. Selfless con Ryan Reynolds che prende prima è così, poi si fa una cosa e diventa così. Non mi ricordo C'è che cosa proprio dice. una da c'è Prende, che poi alla fine scopre tanti altri segreti. un chirurgo eccezionale. Patto di sangue. Peccato non abbiamo avuto un seguito. Questo era un bel erede, diciamo, di Scream per me. Perché si sente quel sapore di non so cosa hai fatto. Di uno Scream. Alla fine, com'è andata? Nessuno se l'è cacato. Patto di sangue. Vedere. Tu te lo sei visto. Sì, mi sembra di sì, sì, mi sa che Ah, guarda, abbiamo gli Scary Movie. Io che ho voglia di vedermi qualche Scary Movie. Ce lo Ah! vediamo stamattina. Basta. Voglio vedermi Scary Movie con Scream. Non Ok. mi interessa. Basta. Dici, ma come Ivan? Non mi interessa. Questi? Per Halloween Ah, si vestono questo. così loro, da poliziotti, e la gente li prende veramente seriamente come dei poliziotti. Perché lui si prende questo deficiente, prende anche una macchina da polizia. Cioè, prende una macchina e la fa diventare una macchina. Io non avrei mai creduto ad essere deficiente con queste facce. Film di merda.
Avevo però dai qualche risata. No, assolutamente no. No, tu no. Capito. Underworld, una delle tante mie copie, perché c'ho un'altra copia in 4K, quindi inutile, mettiamola qua. Bad Boys, watching film che mi è piaciuto tantissimo, lo so che è odiato da tanti, è odiato da Frusciante, non me ne frega un cazzo. A me piace tantissimo, spacca i culi. Ricordo, non mi hai mai fatto vedere, non l'ho vista. È di Michael Bay. Allora, mettiamolo qua. Tanto io non fa mai male. Rivedere The Bad Boys non fa male, fa solo che Ma soprattutto bene. io apprezzo Smith, quindi. L'ombra della vendetta con Liam Neeson. Ah. Un film un po' noioso, però apprezzabile. Known, senza identità. Questo anche da vedere. Mettiamolo per A me è aggirare. piaciuto quello che mi consigliate, l'ho visto in TV. Quello di Alice. rapiscono una figlia, mi sembra. Io ti troverò. Ah, sì. Quello mi è piaciuto tanto. Li hai visti tutti con me? Che cosa? No, Io vi troverò. Tutti l'ho visto a casa. Tu me l'hai consigliato, poi mi sono trovata a casa che lo e faceva. tre? No, no, solo Ah. uno. Alice in Wonderland. Questo l'ho mai visto. Con Johnny Depp, con questa faccia qua. Cappellaio matto. Solo lui poteva fare il cappellaio matto, Dici, guarda. ma io mi è piaciuto? Perché? No. Mi ha fatto cacare. Questo è un film commedia horror carino. Fa ridere di una lupa Amore all'ultimo morso. che Oh, che stemmia un po' carino. di gente. Questo qua da una parte vorrei vedermelo onde. È carino come film, simpatico. Non ci sono vampiri, solo Solo lupi. lupe. Un A giorno di maschio non ce ordinaria ne sono di follia. lupi. Quando uno ci gira il cazzo, quando capita ormai ultimamente una cosa del genere, nel senso che uno schizza male, finisce come ordinario. Questo qua è un uomo tranquillo, 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 e poi esce fuori di testa, inizia a fare rapine, va a Così. rompere i coglioni alla gente, non apprezza più, cioè si è stancato di una società perbenista e anche che lo trattano anche di merda. Fa tardi, c'è caldo, siamo estate, lui lavora, si è rotti i coglioni e inizia la follia totale di quest'uomo. Queste sono le 2:22. Un film, osservo il passato, cambio, io osservo questo film. E cambio che dico, guarda che film di merda. Ci ho buttato pure i soldi. Cioè, ragazzi, stiamo parlando qua di film che io ho Cosa? pagato. Non che mi hanno mandato come quegli stronzi YouTuber che gli mandano i film gratis a casa. No, 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 no. Aspetta, fammi mettere sto coso su. Ecco. Qua invece abbiamo Wolverine, l'immortale. Che ti giuro, quando i Wolverine sono usciti, non mi ricordo più neanche Io l'ho visto solo direi da uno solo, il l'ordine di primo. come uno dovrebbe vedersi Wolverine. Falchi, io vi giuro, non mi ricordo perché. Ah, ci sta quello là che ha fatto Sì, Gomorra. è girato dal figlio di Nino D'Angelo. È Ah, girato. Io mi ricordo ok. soltanto una giapponese alla finestra. Lui che dice qualcosa alla giapponese, si saluta, dice perché sono la parte di Chinatown a Napoli, cioè tipo una Chinatown a Napoli. Ci sono la parte dei cinesi, quindi. C'è. Non mi ricordo. Dovrei vederla questa parte, così ti dico che Cosa parte vuoi vedere lo sto è. falco? Non lo so, metti là. Lo sai che a me. Anche se mi fa piacere vedere la mia città, non è che apprezzo proprio tanto questi film. Qua ste va Polo in, l'unica cosa brutta di sto ste va è che c'è la voce di Guepequeño, quel coglione che canta di merda, mi fa schifo. Lo so che te dice, ma come? È un cantante bravissimo. Non è vero, non è merda. Questo pure è carino, tutti in 3D Ma quanti per ne hanno fatti sto cinque. etappo? 5. Io non ho visto neanche uno. Ah, guarda qua, guarda. Resident Evil Afterlife, Resident Evil Retribuzione, Predator che finalmente l'abbiamo trovato. Ah, oh, Lo finalmente ce la mettiamo vogliamo qua. vedere. Qua abbiamo il pene di Tomardi. Ah, Sì, questo è il film amato da tua sorella. perché c'è il pene di Tomardi. Questa edizione da criminale, ovvero metterci due film in Blu-ray all'interno di questo coso con una qualità schifosa. Invece, Salvo se l'è preso così separato. Però può vedere il pene meglio. Ah, O penso che ok, non è per vedere il pene meglio. risponde per vedere il pene, fammi Ma non sapere. penso. Ah, Open Water, mia mamma fan di Open Water. Si è Sì? visto sempre il primo. Sembra perché gli altri due li fatti rimanere così senza. Dobbiamo vederci gli Open Water. Vediamo Sì. se ci apriamo anche noi. Sì. Questo capolavoro.
della mia infanzia, Labyrinth, con il nostro caro e amato, che non c'è più. Che? La sua amata, e poi si ferma. Talmente amato che ti dimentichi, capito? Ah, ah, non si fa. Mi sto ricordando. Ah, con David Bowie. Perdonatemi. Prendessone. Ma poi abbiamo pure una serie TV, The Shannara. C'è male. Poi dovevo vedere la seconda, non l'ho più vista. Non mi ricordo più. Vabbè, un po' schifato, però sì. Poi? Ah, io ho trovato Mad Max Fury. Il primo? So, tutti e tre sono. Ah, tutti e tre, bene, mettila almeno così. Uno, due, tre. Chi ne vuole più ne vuole. Che il terzo è una merda. Terzo è una merda? Ma schifo. Perché è prodotto assieme in Spibe, ci ha messo i bambini in mezzo, ci ha messo le musiche, c'è cose che cantano sempre. Ho detto, ma che cazzo sto vedendo? Posso dire meglio i bambini che le tette? Dai, vai avanti. Qua, uno dei primi Blu-ray. Guarda quando scrivevano questa cosa qua. Cosa? Ah! C'era una PlayStation 3, leggibile con lettore, o una PlayStation 3 e utilizzare TV HD o HD Ready. Cioè, ragazzi, non esiste manco il Full HD. Guardate cosa c'era pure lo sportellino, capito? Perché così il bambino non te lo apriva. Vedi? Guardate. Questa è storia. Questa è storia! Ti mettevano questo libretto e dici, vedi, scopri la rivoluzione. Siamo arrivati ora col 4K, 8K, 12K. E cazzo K. American Graffiti. Non mi è piaciuto. È proprio prima che faceva... o prima o dopo. Che faceva Star Wars. Cioè, quello che ha inventato Star Wars ha fatto questo. Ragazzi, che dire. Siamo usciti a concludere con la terza parte. Lo scatolo, come vedete, è completamente vuoto. E ora ci vediamo, casomai, a un prossimo video. Fatemi sapere un po' voi cosa avete visto, cosa non avete visto, eccetera. Io penso di altri scatoloni con i film, penso che non ce li ho più. Ho svuotato tutto quello che dovevo svuotare. Quindi penso che finisca qua la nostra avventura. Lotteo, ferma! Lo fermi! Lo fermi, ecco qua. Sì. Io ringrazio le Giacate che ha partecipato. Sì. Partecipato a tenere a bada il nostro Gremlins. Sì, che adesso non vuole stare più. Io ringrazio tutti. Ci vediamo un prossimo video. Mi raccomando. Come diceva... Volevo fare un po' il filosofo. Un po' filosofo. Un trimestre filosofo. Che io non lo so, io puoi dire. Vi saluto ragazzi, perché si sta creando una situazione. Bravo. Dobbiamo sta prendendo tutti i film. Ciao.